fino a circa 30 minuti di attesa. È quanto hanno dovuto aspettare questa mattina i pendolari comaschi diretti a Milano. La causa, la sosta prolungata di un altro treno che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice che collega Bellinzona, Chiasso, Como a Milano Centrale. Sul sito di Trenord si legge che i rallentamenti sono dovuti a un guasto momentaneo che si è verificato al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture. Il convoglio 25029 da Chiasso delle 8:13 è partito con 27 minuti di ritardo. Il guasto ha infatti causato rallentamenti a catena su tutta la direttrice. 12 minuti di ritardo per il treno partito da Como San Giovanni e diretto a Rho e 20 minuti in ritardo accumulato invece per il convoglio 25032 delle 9:39 partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Chiasso. Nei primi 10 giorni del mese di ottobre, sulla linea S11 che collega Como a Milano, hanno viaggiato in orario 94 treni, 180 i convogli in ritardo e 19 soppressi. Per consultare i dati è sufficiente collegarsi al sito trenipendolari.it, inserire alla voce storico ritardi treni la linea S11 e scegliere il periodo da analizzare. I minuti di ritardo complessivi sono stati invece oltre 1300.